Il mare e i prodigi della natura ad occhi chiusi, una mostra unica nel suo genere per tutti ed in particolare anche per le persone con disabilità visiva, inaugura il nuovo corso del Polo Scientifico Museale Malacos, diretto dal professor Gianluigi Bini. Il mare e i sensi è il titolo della mostra che verrà inaugurata sabato 17 settembre alle 17. Finanziata con il fondo Piccoli Musei, ha 6 postazioni interattive dedicate ai vari ambienti marini. In ognuna il pubblico potrà prendere in mano, tatto, esemplari di conchiglie grandi e piccoli tipici della zona analizzata, sempre molto accattivanti dai colori brillanti e da osservare con la lente per i dettagli più fini, vista. Piccole scatole sapranno poi trasportare i visitatori con loro profumi nel cuore dei tropici o delle assolate coste mediterranee, olfatto. Infine mattonelle parlanti narreranno storie e leggende di mare, udito. Prismi trasparenti dalle mille facce daranno l'illusione del riverbero delle acque cristalline. I profumi verranno diffusi durante gli eventi da particolari lampade che ricordano le esplorazioni di terre vergini. Ogni postazione avrà anche 2 libri da sfogliare con segnalibro per leggere citazioni e poesie. Le didascalie poi saranno sotto forma di messaggio nella bottiglia, che ricorda le storie ed i film sul tema marinaro. L'idea della mostra ci è venuta durante il lockdown. È uscito un bando del Ministero dei Beni Culturali per piccoli musei e la nostra proposta appunto è stata questa, una mostra sensoriale. Da noi le conchiglie si possono solo guardare per ora, ma dal 17 si potranno toccare, si potranno sentire gli odori dei tropici o della macchia mediterranea, si potranno premere mattonelle parlanti con cui ascoltare la voce del prof che racconta. E tanto tanto altro. Ci sono tante sorprese, cassetti da aprire, lenti di ingrandimento, strumenti reali di conchiglie da suonare, quindi dai crepitacoli alle trombe. E poi c'è una piccola postazione sull'impatto umano, quindi aprendo quella ci troveremo davanti a qualche problematica. Dopo tutta la meraviglia capire anche cosa possiamo fare noi per il pianeta blu. Non solo, ma il museo sarà gestito con la formula della coprogettazione per altri 3 anni dall'associazione malacologica Ollus a seguito del nuovo affidamento del comune di Città di Castello. Intanto questo ci rende felici, questo rinnovo per 3 anni e forse 7 se continuiamo a lavorare come abbiamo fatto finora. Ci onora perché vuol dire che abbiamo lavorato bene, abbiamo sempre tenuto alta la professionalità e ci abbiamo messo il cuore, la passione, e questo ci ha ripagato. Ora però abbiamo intenzione di fare di più, quindi di lavorare sì più sull'high tech, sui social con video, podcast e molto altro, ma anche sul sociale. Abbiamo intenzione di attivare campagne sociali appunto per chi solitamente non può permettersi di entrare nei musei, di usufruire dei laboratori didattici o ludici per famiglie, quindi collaborare con le cooperative, le associazioni locali, perché la conoscenza deve essere condivisibile, deve essere di tutti. Abbiamo intenzione di fare eventi e collaborazioni sia con loro, con la cooperativa Poliedro che gestisce l'antistante Centro delle Tradizioni Popolari. Nel nostro mestiere fare rete è un punto di forza, condividere le idee, più cervelli messi insieme sono più utili di uno solo. Il 17 alle 17, che è difficile da scordare, e alle 17.30 Castello Danza ci offrirà un meraviglioso spettacolo di danza ispirato appunto al mare. L'ingresso è gratuito e la mostra sarà permanente, quindi la potrete vedere quando vorrete.